Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Dunque, ma che cos'è KOTR? Abbiamo riempito, abbiamo invaso i social network con hashtag KOTR. E per chi ancora non sapesse nulla di KOTR, KOTR è Creators on the Road, ovvero lo show, lo spettacolo che io e altri 13 canali, che voi conoscete benissimo, andremo ad offrire in ben 8 tappe in giro per l'Italia. Innanzitutto, per chi ancora non sapesse nulla delle date, verremo a trovarvi a Bari il 10 dicembre, al Demo Day Club. Purtroppo Michele Bravi ed Alice Lycodri, che fanno appunto parte di questo tour, non saranno presenti a Bari per degli impegni. Poi ci vediamo l'11 dicembre a Napoli, al Dual Beat. Il 12 dicembre a Roma, al Blackout. Il 13 dicembre invece a Firenze. Firenze, la Toscana, finalmente. Al Viper Theater. Qui si concluderà la prima fase del tour, che ricomincerà però a Cesena, il 18 dicembre a Cesena, al Video Club, dove purtroppo sia io che Jezer non saremo presenti a causa di un impegno. Ci dispiace tantissimo, sono sicuro che i nostri amici spaccheranno comunque. E per chi invece si sta tipo disperando, perché è arrabbiato perché io e Jezer non saremo presenti a Cesena, io comunque sono sicuro che quando saprete il motivo per la quale appunto io e Jezer non saremo presenti, o comunque non saremo stati presenti all'evento, sono sicuro che sarete molto felici per noi. Andiamo avanti, perché che il 19 dicembre ci vediamo a Conegliano, al centro commerciale Conè, che sarà comunque allestito con un palco, dove appunto lì faremo lo spettacolo e quant'altro. Il 20 dicembre invece ci vediamo a Torino, all'Hiroshima Mon Amour. Il tour si concluderà il 21 dicembre a Milano, ai Magazzini Generali. Adesso rispondiamo ad alcune delle domande che ci sono state fatte di più da quando abbiamo lanciato l'hashtag KOTR. E iniziamo con: tutti gli eventi saranno a pagamento? Gli eventi saranno tutti quanti a pagamento, fatta eccezione per quello di Conegliano, poiché appunto saremo in un centro commerciale, lì la capienza è davvero enorme rispetto ai locali in cui andremo, quindi state tranquilli perché lì non ci sarà il problema della capienza. Andiamo avanti con: quanto costerà il biglietto? Il biglietto costerà 10 euro, che a mio modo di vedere è davvero un prezzo bassissimo, e dopo tutto andiamo a offrirvi uno spettacolo, quindi tenete conto di questo. La domanda, proprio la domanda che ci è stata fatta da migliaia di persone, è stata: ma ci sarà un meet and greet? Vi potremo abbracciare? Potremo fare delle foto? Allora, al momento non sono previsti dei meet and greet, però ci potrebbero essere delle sorprese. Sì, ma sto evento a che ora inizia e quanto dura? Dunque, tutti gli eventi inizieranno alle ore 16, quindi nel pomeriggio, non vi preoccupate, non salterete scuola né niente. E ogni evento si concluderà intorno alle 7. I posti sono numerati? No. Assolutamente no, voi venite lì, il primo che arriva sta davanti, in sostanza. Un po' come si fa a tutti gli eventi. Sì, ma sti biglietti, dov'è che si acquistano? I biglietti si acquistano al link che trovate sotto nella descrizione. Mi raccomando, andate giù, perché ci sono tutti i link di KOTR, ci sono tutti i link dei biglietti, degli eventi, di tutto quanto. Quindi mi raccomando, andate giù a vedere la descrizione. Voi in ogni caso seguite tutti i social di KOTR, che trovate sempre nella descrizione, per rimanere aggiornati. Quindi nulla, ragazzi, si parte. Io sono tipo troppo emozionato, non vedo l'ora. Poi, brividi soltanto a pensarci. Augurateci buona fortuna. Grazie a tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Oppure in giro per l'Italia. Ok? Bella.